Area 51 Publishing, Psicologia del Benessere, podcast di Ilaria Bordone. In questa puntata della serie di podcast sulla psicologia del benessere, vi propongo 8 strategie facili ed efficaci per ritrovare velocemente la calma e non darla vinta all'ansia e all'insicurezza. Io sono Ilaria Bordone e sono una psicologa, psicoterapeuta, autrice di Area 51 Publishing. Con Area 51 ho già pubblicato alcuni strumenti digitali come gli audiolibri di training autogeno e guided imagery e l'ebook Il regalo giusto per ogni occasione, come regalare con gioia e soddisfazione. Comincio col dire che l'ansia è una reazione fisiologica normale. Ci dice che c'è un pericolo e prepara il nostro organismo ad affrontarlo, richiamando energia ai muscoli, aumentando il battito cardiaco, il ritmo del respiro, l'attivazione del sistema nervoso. A volte però l'ansia può diventare un problema, in particolare quando prende la connotazione di preoccupazione ricorrente. E il nostro corpo ci dice, attivandosi, che c'è un problema. Ma questo problema in realtà non è presente nel qui e ora, ma noi pensiamo che ci sia e quindi il nostro cervello lo vive come reale e imminente. Quindi se lo stress è una risposta fisiologica ad un fatto reale che attiva una risposta dell'organismo, l'ansia è uno stress che continua per un pericolo immaginato. Allora voglio presentarvi alcune strategie di primo soccorso per far fronte alle preoccupazioni e ritrovare la calma in tempo breve. La prima è riconoscere la propria paura, accoglierla, non cercare di distrarsi a tutti i costi per evitare il cosiddetto effetto dell'elefante rosa nella stanza. Avete presente quando vi dicono di non pensare all'elefante rosa cosa succede nella vostra mente? Che penserete sicuramente all'elefante rosa. Così, se siamo preoccupati, è inutile tentare di scacciare la preoccupazione. Molto meglio riconoscerla, riferirla a un senso di incertezza rispetto a qualcosa che sta accadendo nella nostra vita. È utile anche annotare la nostra preoccupazione nero su bianco. Così facendo, la preoccupazione comincia a distanziarsi da noi. E possiamo magari notare che molte delle cose che ci spaventano difficilmente accadranno davvero. E introduco così la seconda strategia, utile per ritrovare calma e serenità, il ridimensionamento dei pensieri irrealistici. La preoccupazione può portarci a predizioni catastrofiche. Possiamo arrivare a pensare che un brutto voto ci rovini tutto il futuro o che un qualche errore ci porterà alla rovina. Occorre sostituire queste esagerazioni con pensieri più realistici, ad esempio dicendo a noi stessi che possiamo commettere qualche errore perché siamo anche in grado di far fronte alle conseguenze rimediandolo in futuro. Il fatto che possiamo fare qualcosa è il messaggio centrale della terza strategia, cioè il problem solving. Impariamo a separare le cose che possiamo controllare da quelle che non possiamo e poi concentriamoci proprio su quelle che possiamo controllare. Se siamo molto preoccupati sulla composizione della commissione d'esame, possiamo dividere in due parti il problema. La commissione è il giudizio che esprimerà sul nostro esame. Sulla scelta dei membri della commissione non abbiamo alcun potere. Possiamo solo accettare quella che sarà. Possiamo però informarci sui possibili candidati, quello in cui sono specializzati, cosa potrebbe interessare loro maggiormente e conseguentemente preparare un intervento che tenga conto di queste considerazioni. Avremo sicuramente maggiori chance di fare bella figura e centrare l'obiettivo con questa strategia che standocene agitati davanti al PC, procrastinando all'infinito lo studio. Abituiamoci quindi a trasformare le nostre preoccupazioni in comportamenti produttivi. La quarta strategia, calmiamo il corpo. L'ansia porta a sensazioni fisiche estremamente spiacevoli.
il cuore che batte più velocemente, la bocca asciutta, le mani bagnate, lo stomaco sottosopra, problemi a dormire o a stare fermi, innescando un circolo vizioso che può peggiorare fino allo stress cronico. Correre, fare yoga, praticare tecniche di rilassamento calmando corpo e mente, restituendoci il giusto livello di attivazione, sono sicuramente una buona via da seguire. Riportiamo la nostra attenzione al presente. Questa è un'altra strategia molto utile. Il buon capitano passa attraverso la tempesta rimanendo saldamente ancorato al timone, istante per istante, manovrando la nave fino al cielo azzurro che scorge oltre l'addensarsi delle nuvole. La quinta strategia è semplice come respirare. Riportiamo l'attenzione al respiro. Ogni volta che la preoccupazione si fa troppo disturbante, catastrofica, stressante, respiriamo e torniamo al momento presente. Col tempo, questa semplice pratica ci dà risultati straordinari, oltre che un coraggio che non pensavamo di possedere. La stessa strategia, prendetevi un tempo preciso per preoccuparvi. Se ad esempio state aspettando il risultato di un esame, programmatevi una mezz'ora al giorno in cui tutto quello che farete sarà solamente preoccuparvi. E durante il resto del tempo, se arrivano pensieri intrusivi, rimandateli al momento stabilito in cui potrete abbandonarvi completamente e dare loro libero sfogo. Naturalmente, distrarsi facendo, e sottolineo facendo, qualcosa di piacevole è una strategia sempre valida e di buon senso. Una passeggiata, dipingere, il volontariato danno alla mente un break e consentono di scaricare la tensione accumulata, con conseguente recupero di energie. Se non è possibile fare un'attività fisica, intraprendetene una mentale. Ad esempio, sono molto utili le visualizzazioni guidate. Portare noi stessi attraverso l'immaginazione a fare esperienze esplorative e divertenti è un antidoto potentissimo contro le preoccupazioni. Si possono visualizzare così colori con un effetto calmante, passeggiate virtuali in luoghi che amiamo e che ci ricaricano energeticamente. Possiamo addirittura immaginare che tutto andrà per il meglio e molto probabilmente sarà proprio così. Questa era l'ottava strategia. Adesso la cassetta degli attrezzi è ben fornita. Al lavoro! Then I lost my mind.